Voilà, ciao ragazzi! Allora, oggi ci troviamo all'interno dell'agricampeggio perché stiamo facendo tantissimi lavori e soprattutto legati al fatto di spianare tutto il terreno che c'è intorno. E questo è un attrezzo che sta utilizzando Elleo. E come potete vedere, aspetta, che sposto la telecamera davanti. Ha questa pala qui che si può tenere chiusa per prendere la terra, la ghiaia, eccetera, eccetera. Oppure si può anche aprire e ha una specie di, cioè rimane piana, ok. E quindi questo permette poi di compattare il terreno, cioè renderlo quasi il più possibile pianeggiante. E successivamente, una volta fatto questa operazione, passa anche con un altro attrezzo che è super potente e adesso ve lo faccio vedere, che è questo qui che davanti, come potete vedere, c'ha un peso gigante e in più vibra mentre diciamo va avanti, e questo permette di compattare il terreno tantissimo, insomma, soprattutto dove poi dovranno passare le auto sulla strada, nelle piazzole, eccetera, all'interno dell'agricampeggio. E noi invece abbiamo il Centauro 70 là, col padre, che prendeva un po' di terra e la utilizzavamo per posizionarla, coprire le buche, insomma, che c'erano per esempio qua intorno alla piscina. E poi oggi pomeriggio verrà a finire il lavoro e Leo, l'escavatorista. Oggi stiamo facendo anche a un sacco di lavori diversi che appunto sto registrando, però vi racconterò tutto sul canale principale più avanti. E tra cui, per esempio, abbiamo installato internet all'interno nella costruzione numero 2, che ormai sapete che sono i bagni, eccetera. E in più stiamo mettendo all'interno delle piazzole com'è che si chiamano, i bussolotti, vabbè, non mi viene il nome, scrivetemelo voi nei commenti. Comunque quelli lì, insomma, dove si può attaccare l'elettricità e l'acqua. E anche quello oggi registrerò come fanno ad installarli e ve lo farò vedere sempre sul canale principale. Adesso invece devo andare a prendere l'Antares che c'è nel campo là in fondo, e dove non credo si riesca a vedere dalla videocamera, e perché il padre ieri sera e questa mattina è passato con l'estirpatore per tirar via tutte le erbacce. E probabilmente però dovremo passare anche una seconda volta prima della semina del mais che faremo quest'anno in quei campi lì. Quindi devo andare a prenderlo e dobbiamo staccare l'estirpatore su di là, insomma, dove vicino alla stalla dove andiamo di solito. Quindi proseguiamo con il video e dopo ormai è ora di andare a mangiare perché sono le 11:53 del 9 aprile. Oh, Adrio, lì, no, proprio vicino alle vigne, stai in pesto, sta e vieni stirpando senza andare sulla strada perché è largo, Ah, sì. Le vigne di lì? L'ultima fila? Vigne nuove, Sì. tesoro, non perché stirpare, Sì, ho capito, gli passo vicino, sì. no? Passi, no, vicino, dove hai stirpato? Sì, dove è Non so stirpata? che stava, ma è un cala passato, ma c'è un'erba là, era. Sì. Dove c'è? Voglio dei direttori lavori qua. Cioè no. Gli interruttori tenendo al davanti o dal dietro perché la segna è un po' più largo per scarico. Allora. Mettili dalla parte di chi? Guarda dal Ah, dopo registrerò un video anche di quando metteranno giù il secondo. Adesso però andiamo a portare a casa l'Antares. Cioè a staccare, insomma. Urca, fa fatica a accendersi questa. Staccare l'estirpatore dall'Antares. Ok. Come potete vedere qua sto già dando qualche spoiler dei nuovi lavori, però appunto non voglio svelarvi troppo su questo canale perché poi ci sarà tutto sul primo canale l'effettiva lavorazione, insomma. Vedete là, in pratica ieri sera il padre ha fatto questa parte qua di campo e questa mattina invece lo zio ha fatto la parte di là. Adesso abbiamo finito e quindi vado a prenderlo lì. L'auto la lascio qua dentro, invece col trattore, per non sporcare il piazzale, passo da fuori. Ok, posso lasciarla anche qua l'auto per adesso.
Perfetto. Zio, allora vado a prendere il trattore. Sto raggiungendo l'Antares qua. Come potete vedere, come vi dicevo prima, sull'estirpatore c'è un po' di terra. Quindi non passo dal piazzale nostro di casa, ma passerò qua sotto, qua all'interno del campo. Ok. Olè. Qua chiudiamo. Mettiamo la cintura. Allora, qualcuno mi ha chiesto per la cintura sul trattore. In realtà va sempre messa la cintura, anche e soprattutto, anzi, quando si va. Ma spegniamo l'aria però. Ok. C'ha anche l'aria condizionata questo. Non l'ho mai accesa io. Di solito accende il padre. Comunque dicevo, la cintura va sempre messa, più che altro perché è una sicurezza in caso di ribaltamento del trattore. Ma aspetta che lo alzo. No, passo. È una sicurezza in caso di ribaltamento del trattore, che ti tiene saldo al sedile, perché altrimenti se no non qua è acceso le cose. Ah. Non devo stare troppo in fuori, neanche troppo in dentro. Adesso abbasso comunque l'estirpatore, perché sennò faccio tutte le piste del trattore. Ok. Ho abbassato troppo. Ok. Non troppo in giù, perché poi lì bisogna passare a tagliare l'erba, quindi non devo stare troppo basso. Devo seguire la scia che ha lasciato il padre ieri sera. Comunque sì, dicevo, quando si fa il corso per la guida dei trattori, spiegano bene questa cosa, nel senso che la cintura va tenuta, e perché in caso di ribaltamento col trattore, anche se ha la cabina, si tiene, cioè ci si tiene saldi al sedile, perché altrimenti si andrebbe a sbattere contro il vetro, contro, cioè, sopra, ecco. Ok, stiamo arrivando in fondo, dopo passerò da lì e andrò in su. Muove per bene la terra, è potente, ma è morbida adesso, dai, non è dura. Domani mettono ancora pioggia, almeno me l'ha detto il padre, io non ho controllato. Ok, possiamo pure alzare adesso. Qua non si capisce, comunque è spento questo qua. Ok, secondo me il suo è spento, perché ha le luci rotte. Perfetto. Adesso è con le normali. Potrei anche mettere le veloci. Aspetta che mettiamo le veloci, che tanto, perché usavo le normali per passare. Ok, prima normale, secondo me possiamo andare anche in seconda dopo fatta sta curva qua. Ormai bisogna passare già a tagliare l'erba un'altra volta nei vigneti. Andiamo piano qua, perché sta crescendo bene ultimamente. Sai, cambia un po' duro a volte. Io l'unica cosa devo dire, che qua non è proprio, cioè se fosse stato un po' più a destra sarebbe stato meglio, perché ci sta a malapena la mia gamba. L'escavatorista invece, il Leo, tornerà dopo mangiato, perché è andato a prendere la ghiaia per fare la strada tutto intorno. Allora, adesso stanno iniziando anche a germogliare le viti, poi dovremo passare con la spollonatrice e anche a mano. Mamma mia, che lavoro! Sono i lavori più duri questi qua. Dopo si può passare direttamente con la cimatrice, e quindi lì non è un problema. Diamo un po' di potenza.
Un altro lavoro che dobbiamo finire in questo periodo è passare a mettere il concime lungo tutte le viti, dobbiamo ancora finire, anche perché ieri sono andato via io, quindi non sono riusciti a terminare la lavorazione. Adesso qua andiamo pianino, che abbiamo l'erpice, cioè sì, l'erpice. Potremmo anche andare giù di qua, a dir la verità. Passiamo giù di qua, dai. Ci passa, sì. Vediamo. Andiamo piano. Buono. Ok. Dobbiamo venire anche a potare questi ulivi prima o poi. Eccolo lì, c'è già lo zio che mi sta aspettando. Qua non so se avete mai visto i video sul mais, dove mettiamo l'essiccatoio per essiccarlo. Carretto. Aspetta che metto la prima, perché la seconda vai troppo veloce per certi lavori. Siamo qua. Va bene, ancora indietro. Un'altra cosa che insegnano al corso per i trattori è che si scende in questo modo dagli scalini. Hai già messo giù la gamba, zio? Sì. Dove la lascia che è un martello? Un martello? Sì. Ma non credo. Nel cassetto. Ah, qua? Usa questo in casa, perché no, non c'è il martello. Vuoi che provo a dargli? Ma bisogna tirarlo in su di qua. Lascia stare, facciamo così. Tira in su. Boh. Metti dentro. Ok ragazzi, sganciato. Adesso riportiamo giù l'Antares. Oh, lì. Avanti. Stacchiamo, perfetto. Non va neanche giù la gamba, comunque dai, è lì, in caso. Torniamo giù. Allora, stamattina ho parlato anche con l'idraulico. Mi ha detto che settimana prossima molto probabilmente inizieranno a fare i lavori per la sistemazione della piscina, quindi dovranno mettere dentro tutti gli impianti, poi ci saranno anche quelli dell'elettricista, eccetera, la pompa, il filtraggio, insomma tutto quello che ci va all'interno anche della vasca, non la vasca di compenso, del locale tecnico. E per ultimo lavoro poi dovranno mettere anche il telo intorno, che dovrebbe essere color finta sabbia, un po' come la piscina che abbiamo nell'agriturismo. E così. Sì, non ve l'ho mai detto, abbiamo deciso di fare un'altra piscina, perché altrimenti, se no, in agriturismo c'era troppo
sarebbero state troppo attaccate le persone, insomma ci piaceva distinguere le due cose in modo da fare, cioè da dare più relax, ecco, a tutti quanti. E così. Comunque dai, adesso andiamo a mangiare perché ormai è l'ora giusta. Poi oggi pomeriggio mi sa che andremo avanti lì con i lavori, sempre con idraulico, elettricista, escavatorista, e in più probabilmente, vabbè, non vi posso svelare troppo, comunque verrà anche il giardiniere a fare un'altra cosa molto importante e anche molto potente. Anche quella ho deciso di raccontarvela sul primo canale. Adesso questo lo metto dentro il capannone. Speriamo di qua. Urca. Prima o poi dovremo farne anche un altro del capannone. Qua c'è pieno di cose ormai. Facciamo così, prima di terminare il video però ringrazio i nuovi iscritti e dopo mangiato magari. Ok ragazzi, allora adesso sto editando il video che avete appena visto, vi faccio vedere, e poi ringrazio anche tutti i nuovi iscritti. Eccolo qua, vedete, questo è il video che avete appena visto. Adesso mi sono collegato a YouTube, ringrazio tutti quanti e in particolare Alessandro Palermo, Federico, Luigi De Leo, Agri Bozzetto Farm, William Wallace, Andrea Berni, Rock Beats, Raff 100, Michele Ranieri TNP, Luca Goria. Ok, grazie ancora a tutti quanti. Oggi pomeriggio probabilmente farò dei lavori in Agri Campeggio. Oggi non è uscito un video sul canale principale perché uscirà giovedì. E ieri sono stato via tutto il giorno e quindi non sono riuscito a finire di editarlo, insomma. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. In caso, se siete arrivati fino in fondo, fatemelo sapere scrivendo strada potente, visto che stiamo sistemando la strada all'interno dell'Agri Campeggio. Più avanti vedrete tutti quanti i video sul canale principale. Per adesso vi lascio questo se volete andare a vederlo, e noi ci vediamo nell'episodio di domani. Buona serata a tutti.